La MotoGP inizia a scaldare i motori. Questo fine settimana sarà infatti al via il primo round mondiale a Portimão. Il campione del mondo, Francesco Pecco Bagnaia, prima della partenza per il Portogallo, ha voluto incontrare i suoi tifosi. In 600 sono giunti non solo dal Piemonte nella sede del Fans Club a Chivasso, per un pomeriggio davvero entusiasmante. Umile, generoso e gentile come sempre, Pecco ha parlato della nuova stagione, della Ducati, appunto come non mai, e di come cercherà di lottare contro gli avversari per portare a casa il suo terzo titolo mondiale, sperando di iniziare proprio con una vittoria a Portimão. Tanti i momenti goliardici che hanno caratterizzato il pomeriggio. La box con le domande a lui rivolte dai tifosi, la lotteria, grazie alla quale sono stati regalati, oltre a magliette, calzini, saponette e autografate, anche due biglietti per il Gran Premio del Mugello. Presenti, oltre a papà Pietro, che ha raccontato qualcosa di più del figlio, dalla passione che sempre ha avuto per le due ruote, allo spirito competitivo che ha da sempre nel DNA, tutta la famiglia del pilota chivassese. Un fans club, quello del Ducatista, nato grazie alla passione dei suoi amici di sempre, e da Luca Cena, il presidente, che, proprio con la complicità di Pietro Bagnaia, hanno dato vita ad un fans club davvero grande che cresce ogni giorno di più. Segno che sono tanti ancora gli appassionati delle due ruote e dei giovani protagonisti del motociclismo. Tutto è pronto quindi per questa stagione 2023 che si preannuncia davvero emozionante. I tifosi potranno seguire Pecco in tutte le gare europee. Infatti, il Fans Club organizza trasferte per tutte le gare in Europa. Bagnaia ha scherzosamente commentato che dovrà dotarsi di un maggior numero di stivali e guanti da lanciare ai suoi amati tifosi alla fine delle gare rispetto allo scorso anno. Alla fine della chiacchierata, Pecco ha dimostrato una volta di più la sua umiltà, generosità e riconoscenza verso i suoi tifosi. E armato di pazienza e con il sorriso sulle labbra, ha firmato più di 600 autografi senza dimenticare nessuno. Un gesto che dimostra davvero la grandezza del pilota chivassese.